Lasciamoci. Benissimo, parlo di gestione delle imprese da parte dei lavoratori. Se guardiamo all'esperienza delle parti sociali, qui c'è Tiziano, abbiamo, lo ricordo anch'io, il famoso protocollo IRI, non c'è più l'IRI, non c'è di conseguenza il protocollo, diciamo, ci sono stati altri esempi analoghi, il modello che sopravvive, che io ricordi, presente nel sistema di relazioni sindacali, è quello riconducibile alla conquista dei cosiddetti diritti di informazione della metà degli anni 70. Il contratto di metalmeccanici dei 76 fu completamente dedicato alla conquista dei diritti di informazione. Quei diritti di informazione, a prova dei fatti, graduati a seconda della dimensione di imprese, eccetera, eccetera, si sono rivelati, come si dice, dei diritti deboli, difficilmente esigibili, poco utilizzati dalle stesse organizzazioni sindacali, cioè quella parte, la prima parte dei contratti, che di solito era un po' il punto dal quale partivi per poi arrivare rapidamente al salario, all'orario, che era la ciccia che interessava ai lavoratori, diciamo poco vissuti. Poi c'erano ovviamente delle tendenze diversificate nelle organizzazioni sindacali e una resistenza molto forte a fare dei Confindustria su questi temi, la CISL era più portata, la CGIL era meno portata, e così via. Ed è chiaro che quell'apparato di diritti di informazione, un apparato, se confrontato ad esempio al modello tedesco, al modello nord-europeo, è estremamente debole. Che cosa si può fare da questo punto di vista? Ma io penso questo, che mi sembrerebbe difficile, metto lì, poi chi interverrà dice la sua, nell'attuale situazione scorporare il tema della partecipazione dei lavoratori alle decisioni strategiche dell'impresa, la dico così, la prima formula è venuta in mente, dai temi del modello contrattuale e dai temi della rappresentanza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Nel senso che purtroppo noi siamo in una situazione nella quale stiamo assistendo per un verso o per l'altro ad un attacco frontale all'impianto del protocollo del 93 e all'impianto della concertazione. Cioè lì siamo sotto. A parte questo governo che della concertazione ha fatto strame, perché questo governo l'unica preoccupazione che ha è quella di fare, l'ultima che ha è quella di fare concertazione, mi pare che siamo proprio all'opposto, tant'è che siamo arrivati anche al paradosso di un ministro come Tremonti che si è vantato con una norma di aver modificato, riformato il sistema pensionistico, non era mai capitato, almeno dal 68 ad oggi, una cosa. La concertazione è stata in qualche modo derubricata, ma neanche il sottoprodotto della concertazione è rimasto in piedi. Quello che è preoccupante è che c'è, l'accordo Fiat ultimo, attacca il sistema della rappresentanza perché pone una limitazione all'accordo interconfederale del 20 dicembre del 93. In quel modello, tutti lo sanno, si consente anche al sindacato che non è firmatario di un accordo, purché rappresentativo in quel luogo di lavoro, di presentare la sua lista di rappresentanza e di essere concorrente con gli altri sindacati alle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie. In secondo luogo, sempre il modello Fiat fuoriesce dal modello contrattuale fondato sui due livelli di contrattazione, che sono una conquista storica che ci arriva dall'intersindacale. Quindi affrontare, secondo me, il tema della partecipazione dei lavoratori senza affrontare contemporaneamente questi due nodi mi sembra abbastanza difficile. Esistono le condizioni, io questo non lo so, in una situazione come l'attuale, nella quale abbiamo da una parte una oggettiva divisione del sindacato che non è di poco momento, non è soltanto questione tattica, nella quale esiste oggettiva ricerca da parte del governo di una divisione del sindacato come strumento addirittura di governo del paese, e una Confindustria che vede compromessa la sua rappresentanza, anche perché le azioni della Fiat si sono mosse in termini dirompenti rispetto agli assetti tradizionali di quell'organizzazione. Siamo in grado noi di affrontare contemporaneamente questi tre temi?
un partito come il nostro, come si dice, portare alla discussione un argomento di così vasta portata, senza un'invasione di quella che è la sfera dell'autonomia delle parti sociali? Secondo me un tentativo sicuramente noi lo dobbiamo fare, perché io non mi arrendo di fronte allo spappolamento del modello della concertazione, del modello della rappresentanza, del modello contrattuale, così come non mi arrendo di fronte alla divisione del sindacato, però mi rendo conto che è un'impresa, come si dice, non di breve momento ma di lungo periodo. Cioè qui bisogna in qualche modo reimpostare da un punto di vista politico e culturale tutta la tematica delle relazioni, della rappresentanza e della partecipazione. È chiaro che nelle proposte che noi abbiamo avanzato, che sono l'una parente dell'altra, perché diciamo che non vanno in contraddizione l'una con l'altra, possono diciamo esserci delle tracce interessanti. Personalmente, se dovessi svolgere un'azione legislativa, scriverei un articolo nel quale sul tema della rappresentanza in luoghi di lavoro, su iniziativa dei lavoratori nell'ambito delle organizzazioni sindacali confederali, si possono presentare liste a condizione che si abbia una presenza, anche se non si firmano gli accordi. Per quanto riguarda il modello contrattuale, qui noi dobbiamo risolvere il problema del doppio livello di contrattazione. A questo punto sarebbe persino preferibile un contratto dell'auto piuttosto di correre il rischio di avere l'eliminazione di un modello di contrattazione. E sul tema della rappresentanza, chiaramente l'introduzione, come noi stiamo facendo in questi testi di legge, di comitati dei lavoratori a partire da aziende di sopra i 300 dipendenti può essere una prima risposta. Naturalmente sono d'accordo con Tiziano Treu che questi comitati, nel momento in cui dovessimo procedere nella discussione, dovrebbero anche avere una strumentazione, avere degli obiettivi, avere dei contenuti. Sono parenti di quella che è l'esperienza tedesca, oppure sono comitati, come si dice, più parenti dei diritti di informazione che abbiamo a disposizione. Personalmente, se lavoriamo nella logica di un nuovo contratto sociale che tende a rendere residuale lo strumento del conflitto per una nuova partecipazione dei lavoratori e gestione delle imprese, è evidente che noi abbiamo bisogno di comitati di controllo, di sorveglianza nelle imprese che abbiano effettivi diritti di condizionamento sulle scelte strategiche nella globalizzazione. Cioè a me quello che sta a cuore è di distinguere delocalizzazione da internazionalizzazione. Io sono disposto a dare i turni e la produttività necessari, però tu devi darmi la possibilità di mantenimento strategico delle produzioni, dell'ideazione dei prodotti nel territorio dove queste cose esistono, perché se non c'è questo scambio non capisco a che cosa serve. Detto questo, sul tema dell'azionariato, se io diciamo, sono sempre stato abbastanza tiepido, però la lunga frequentazione con Tiziano di reciproca influenza, come si dice alle volte, ci costringe reciprocamente a fare dei passi di qua e di là, devo dire che proviamo sempre. Non mi oppongo alla questione dell'azionariato, non la vedo più come una sorta di oddio di cosa stiamo parlando, però ci tengo molto a quella precisazione che Tiziano faceva. Non confonderei la questione della proprietà azionaria dei lavoratori con l'aumento delle risorse ai lavoratori, utili di impresa, utili attraverso il possedimento, il possesso delle azioni. Cioè un conto è un utilizzo collettivo delle azioni ai fini del favorire il passaggio generazionale, la quotazione in borsa che debba avere una determinata caratteristica, al fine del condizionamento delle scelte, cioè come strumento anch'esso di partecipazione, altra cosa è la questione del miglioramento del reddito del lavoratore attraverso i premi di produttività, piuttosto che i contratti di lavoro, piuttosto che la negoziazione. Cioè lo strumento, capisco, può essere uno strumento che utilizziamo, non lo confonderei e sarei anche molto attento a non confonderlo con i fondi pensione. Cioè io sono di quelli che, almeno di
frutti, penso sempre che un fondo pensione abbia una priorità, più che di democrazia economica, una priorità di assicurare che quel che viene versato dai lavoratori ritorni sotto forma della migliore pensione possibile in aggiunta a quella pubblica. Ecco, io credo che qui ci sia sicuramente una pista di ricerca molto interessante. Ripeto, non vedo a breve una soluzione a questi problemi, anche perché sono problemi di grande complessità e sono collegati gli uni agli altri, rappresentanza, modello contrattuale, partecipazione dei lavoratori, però penso che sia anche giusto aprire una discussione politica, teorica, culturale, ma non soltanto culturale, perché gli strumenti di sostegno legislativo sono strumenti importanti, che possa in qualche modo affrontare questo nodo irrisolto. Le nuove relazioni sindacali di partecipazione nello scenario di una globalizzazione che impone degli standard di competitività che sono difficili da raggiungere senza una regolazione, se non a scapito ovviamente delle condizioni dei lavoratori. Grazie.